Un servizio rafforzato con mezzi nuovi e anche quindi una fortissima attenzione alla svolta green del trasporto pubblico. La necessità di avere mezzi nuovi a basse emissioni o addirittura a zero emissioni in atmosfera. Quindi andremo sempre avanti in questa direzione per assicurare un trasporto pubblico ai cittadini efficiente e soprattutto sostenibile. Sul trasporto su gomma stiamo facendo un lavoro enorme. Come diceva prima il sindaco, noi abbiamo negli ultimi 2 anni comprato 180 nuovi autobus, messo in circolazione 180 nuovi autobus. Questo significa aver ridotto la vita media dei nostri autobus da 17 a 9 anni. Un risultato enorme che ci mette a livello di tutte le principali aziende a livello nazionale e peraltro non ci fermiamo qua. Cominciamo a pensare al futuro e a quale debba essere la trazione del futuro, puntando decisamente anche sull'elettrico. Dopo i 13 mezzi alimentati a metano attivi da pochi giorni, ANM presenta 20 nuovi autobus Mercedes-Benz Euro 6 di ultima generazione nell'ambito del rinnovamento della flotta che punta a un impatto ambientale sempre più basso grazie a emissioni inquinanti ridotte. Il costo annuale per i primi 8 anni di esercizio è pari a 126.000 euro e la dotazione comprende sedili ergonomici, climatizzazione, pianale ribassato, sistemi di sicurezza e informazione e localizzazione satellitare. Il ritmo di immissioni di nuovi autobus è forte, dà la cifra di quanto sia solida questa azienda e di come si stia lavorando bene insieme al comune. Lo si vede girando per Napoli che la flotta degli autobus è quasi tutta nuova, questi sono addirittura proprio di ultimissima generazione. Siamo contenti, ma non ci fermiamo qui, andiamo avanti per rafforzare sempre di più il trasporto pubblico che è sempre importante, ai tempi della pandemia lo è ancora di più. È cambiato qualcosa nella gestione? Che l'abbiamo messa in sicurezza, abbiamo fatto un grandissimo lavoro, Comune di Napoli e ANM. Io lo ricordo sempre, qualche anno fa ANM era non sul precipizio, oltre, era già quasi fallita, oggi è un'azienda solida, pubblica, che adesso assume pure e quindi è un esempio di buon governo dell'azienda, di lungimiranza e di concretezza del comune, di volontà politica e di coraggio, perché di coraggio che ne abbiamo messo è stato tanto.